E i padri dei bambini, i mariti o i fratelli delle donne, i figli degli anziani, che fine hanno fatto? O sono morti, o sono stati catturati. I prigionieri di guerra tedeschi detenuti dagli alleati alla fine del conflitto sono più di 11 milioni. Mantenerli costa caro. Bisogna farli lavorare. Distribuiti fra i vincitori, vengono destinati alla ricostruzione dei paesi che hanno contribuito a distruggere. In cambio di un salario da fame, sono brutalmente sfruttati, come se fossero degli schiavi. Spesso devono anche subire delle umilianti paternali, come in questo campo di lavoro in Francia. Allemand, vous n'êtes pas ici pour accomplir la tâche banale qu'on impose à des prisonniers de guerre. Vous avez à payer d'une dette d'expiation. Vous reconstruirez des maisons, vous ne pourrez jamais reconstruire les foyers qui ont été détruits. Les coupables ne sont pas seulement Adolf Hitler et son état-major nazi, mais toute l'Allemagne, car tous les Allemands ont été ses complices. Vous en portez donc aussi la responsabilité.